Non ci sto a essere preso in giro. La signora Pifferi non ha alcun problema mentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia. Se, come sostiene la difesa, avesse un quoziente intellettivo di 40, nelle scorse udienze non sarebbe stata in grado di dire nulla. Invece, nell'esame davanti ai giudici, ha dato risposte chiare, ha reso dichiarazioni sconcertanti, dicendosi consapevole di quel che aveva fatto e spiegando che quando lasciava da sola Diana, lasciava da bere alla piccola per la sua sopravvivenza un biberon, convinta che sarebbe bastato. Nel processo per omicidio volontario aggravato di Alessia Pifferi, la madre di Milano che dal 14 al 20 luglio 2022 lasciò da sola la figlia Diana di 18 mesi, facendola morire di stenti, è stato il PM Francesco De Tomma a prendere la parola. Alessia Pifferi si era assentata per trascorrere del tempo con il suo compagno all'F, Bergamo, arrivando sul posto con un autista. Tuttavia, non aveva informato l'uomo di aver lasciato Diana da sola. Anzi, gli aveva mentito. Aveva sostenuto che la bambina fosse con una babysitter e poi con la sorella al mare. Durante l'udienza, Pifferi ha confermato di aver lasciato Diana sola in altre occasioni, come una settimana prima della tragedia, quando aveva affittato una limousine per festeggiare il compleanno del compagno in un romantico ristorante sul lago di Iseo, spendendo ben 500 euro per quel regalo. Nonostante sognasse il matrimonio e una vita agiata, non aveva un lavoro fisso. Come riusciva a ottenere quei soldi? Lei ha dichiarato personalmente che si prostituiva. Secondo il PM, Alessia Pifferi è un'assassina crudele, una donna astuta e senza pietà che ha commesso volontariamente un crimine orribile. La difesa, invece, afferma che è incapace di intendere e volere, con un'intelligenza paragonabile a quella di una bambina. Chi ha ragione? Per stabilirlo, durante l'ultima udienza, la corte presieduta da Ilio Mannucci ha assegnato l'incarico per una perizia psichiatrica a Elvezio Pirfo. È uno psichiatra di grande fama, già noto per aver trattato Anna Maria Franzoni, la madre coinvolta nel caso di Cogne. È incaricato di valutare diversi aspetti legati all'imputata, la sua capacità di partecipare al processo, la presenza di eventuali disturbi mentali, nonché la sua capacità di intendere al momento dell'accaduto. Inoltre, sarà valutata anche la sua pericolosità sociale. Il pubblico ministero è in disaccordo e ha proposto di procedere legalmente contro le psicologhe della prigione di San Vittore per presunto falso ideologico e favoreggiamento. Secondo la sua opinione, anziché condurre un percorso psicologico con la madre accusata di omicidio, le psicologhe avrebbero condotto una rivalutazione dei fatti contestati. In altre parole, sostiene che abbiano influenzato Alessia Pifferi fino a presentarla come una donna vulnerabile e in difficoltà. Le esperte hanno descritto nella loro relazione il non essere stata vista nei suoi bisogni da bambina ha probabilmente indotto le capacità di vedere la figlia come altro da sé. Per questo motivo sembra che inizialmente l'avesse lasciata, ma successivamente si sia pentita del gesto. Tuttavia, secondo quanto affermato dal PM, durante queste visite le psicologhe avrebbero chiaramente spiegato all'imputata la sua situazione. Le avrebbero fatto comprendere che, anziché essere accusata di omicidio, se fosse stata incriminata solamente per abbandono di minore, avrebbe affrontato una pena meno severa. E pare che la donna stia agendo di conseguenza. Il PM Francesco De Tommasi ha sollevato la questione. Ad Alessia Pifferi è forse stata fornita su un piatto d'argento una tesi difensiva alla vigilia del suo interrogatorio in aula? Il magistrato dell'accusa ha supportato la sua tesi, portando avanti le opinioni dei suoi consulenti, Marco Lagazzi e Alice Natoli. Secondo il loro punto di vista, i comportamenti di Pifferi rientrerebbero nella categoria delle persone definite simulatrici. Questa posizione non è condivisa solamente dai consulenti, ma anche dalla madre e dalla sorella dell'imputata. È stata Maria Assandri, nonna di Diana, a riportare un episodio sconcertante accaduto quando la piccola aveva appena pochi mesi. Le parole della donna. Quando Diana era piccolissima, mentre era a casa mia perché la mamma era in Francia a Monte Carlo, in gita con il suo compagno, mi ero accorta che aveva la febbre alta e l'avevo portata in ospedale. Chiamai Alessia per comunicarglielo
e dirle di tornare, ma lei non lo fece. Ero veramente disgustata dal suo comportamento. La donna avrebbe tentato invano di coinvolgere i servizi sociali. La prossima udienza, che includerà anche la discussione finale, è programmata per il 7 marzo. Nel caso in cui venisse giudicata incapace e non imputabile, potrebbe essere assolta e, se ritenuta socialmente pericolosa, potrebbe essere collocata in una struttura psichiatrica. In alternativa, potrebbe beneficiare di una riduzione della pena in caso di vizio parziale di mente. Tuttavia, se il perito dovesse confermare la posizione dell'accusa, la donna correrebbe il rischio della pena più severa, l'ergastolo.